E ciao a tutti da Sono Lady Tekken, benvenuti per un nuovo video. Ammetto che mi mancava portare sul canale o comunque giocare ad un videogioco picchiaduro. E allora ho iniziato a pensare, che cosa potrei portare di nuovo che non ho ancora portato, che mi piace e che magari renda il mio canale ancora più unico di quello che è adesso. Ho scoperto questa versione di Tekken Tag Tournament 1, lo so, state pensando, ma hai già portato questo videogioco? Hai portato alcune puntate sul canale di Luca DNG, ce lo ricordiamo. Però questa versione che vorrei portarvi adesso non è la versione casalinga, ovvero la versione ufficiale che uscì all'epoca per PlayStation 2. La versione che vi voglio proporre per alcuni sabati, a partire da oggi, sarebbe la versione arcade, la versione per cabinato, ovvero quella versione che si gioca nelle sale giochi. Non so se l'avevate provata in passato, non so se la conoscete, ma le principali diversità dalla versione console, dalla versione casalinga, sarebbe che la grafica di questa versione non è quella PlayStation 2, ma è molto più simile a quella per PlayStation 1, che io ho adorato tantissimo. E infatti questa versione mi ricorda tantissimo Tekken 3, che è il mio Tekken preferito, ricordiamolo. Altre diversità è che ovviamente una volta avviata questa versione non avremo la possibilità di scegliere le modalità come ogni Tekken ci propone. Ovvero potremmo giocare solo la modalità principale, la cosiddetta modalità arcade, iniziando questa modalità, alla fine del percorso di ogni personaggio non potremo vedere i filmati finali, proprio perché si tratta della versione per cabinato. E questi finali erano un'esclusiva per la console, quindi effettivamente ci sta, è così. Trattandosi della versione per cabinato, non potremo mettere pausa, quindi effettivamente una volta che volete iniziare ad affrontare questa modalità, dovete essere sicuri di iniziarlo e anche di portarlo a termine. Quindi diciamo che è una difficoltà in più perché non vi potete riposare. Come dicevo prima, non essendoci altre modalità, non c'è neanche la modalità opzioni come c'è di solito, quindi effettivamente ci dobbiamo accontentare della difficoltà proposta dal gioco in sé, quindi non si può modificare, non potremmo modificare nemmeno i round, quindi quelli che sono impostati saranno e bisogna giocarlo così. E tutte quelle opzioni che concernono comunque il gioco per la versione console, quindi che conoscete tutti. Vi ho già detto tutto, io ho già potuto provare un po' per vedere di che cosa si trattava questa versione ed effettivamente non è molto facile. Devo dire la verità, è abbastanza arduo. Quindi, visto che io mi voglio parecchio male, e anche perché mi chiamo appunto Sony Lady Tekken, Lady Tekken, oggi avrei un obiettivo particolare. Sì, vedremo questa versione insieme, ma solo per oggi, usando il personaggio con cui me la vedo meglio, che è Shouyu, come tanti di voi sapranno. Oggi voglio tentare di fare questa modalità arcade, è difficile da dire, tentando di fare tutti i perfect fino alla fine. E iniziamo subito.
Bene, allora iniziamo subito. Come potete vedere, si inizia subito con la scelta del personaggio, quindi Xiaoyu. E visto che siamo costretti a scegliere un altro personaggio, un personaggio a caso tipo lei, che non c'entra assolutamente nulla. Allora, ora attenzione. Se fallisco anche solo una volta è finita. Siamo con la combo da 10 che non ha funzionato. Caspita. Non è molto facile, mi sa che dovrò tentare di andare un po' più di logica, lasciare perdere le combo da 10 e tentare di non far avvicinare troppi nemici. C'era quasi, stavo già per fallire. Primo perfect. Portato a casa. Allora, come dicevo prima, non è affatto semplice. Come potete vedere, i personaggi reagiscono tantissimo e non sarà semplice fare tutti questi perfect. Cosa è successo? Non lo volevo, era involontario. Un altro perfect. Bene. Notate la grafica PS1, molto bella. Penso che ci divertiremo tanto insieme. Prendi questo. Aiuto, devo distanziarli, devo prendere le distanze. Porca miseria, ha già cambiato personaggio. Sta laggando, no! No, lag, vai via, fussa, fussa via. Avvicinati, vorrei rifare la stessa cosa di prima, se mi è possibile. Perfect! Evviva! Tre perfect! Dai! Va già molto bene così. Mi voglio male. Fate il tifo per me. Altra presa. Dai, vai così. No? Ci è mancato poco. Tendiamolo. No! Io non fare quella mossa. Ok, perfetto. Perfetto. 4 perfect. Respiro. Non posso mettere pausa. Ricordiamolo. No, Panda no. E anche Lo no. Cioè, sono due personaggi molto difficili. Aiuto. Aiuto, devo parare tanto. No, no. Oddio, dai, dai, che ce la posso fare. Basta parare. Quando non ci sentiamo sicure, pariamo. Panda, ma come puoi? A Xiaoyu, la tua padrona, no. Perfect! Forse si è intimidito. Intimidita è femmina, Panda. Dai, presa, ok, l'ho anticipato. Eccolo lì, eccolo. Rimani al tuo posto. Bella questa. Concentrazione. Oddio, no! Poteva andare malissimo! Non so come ho fatto, ma bene. Oddio, no. Ok, vai, un altro perfect. Stiamo andando alla grande e io sto sudando. Quarto stage. No, c'è Paul. Madonna, Paul no. Paul sa essere molto cattivo. Dai, dai, combo, combo. Che non è servita quasi a niente. È stato bello, ma quasi inutile. Dai, lo so che vuoi chiamare Paul. No, 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 sta attaccando troppo. Ecco qua che si danno il cambio. Perché la sfida è solo per me vincere con questo personaggio. Perché lei non lo dobbiamo usare, fa parte della mia sfida. Aiuto. Aiutatemi anche voi. Pensatemi. No, oddio, no. Ci vuole strategia. Calmati, Paul, che c'è anche il lag.
Ok, bene. Bene, 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 bene. Sta andando tutto bene. Tutto. Quinto stage. Round one. Ma Ogre no, Ogre così no, mi intimorisce tantissimo. Che cos'è? Perché è tutto blu? Un'altra presa che ci fa comodo. Mi aspettavo un calcio basso, no? Oddio. Ok, bene. Dai. Sì, sì, è un altro perfect, evviva! Yatta! Ci proviamo. Sì, quasi. Me l'ha parata quasi tutta, ma va bene così. Presa che fa sempre bene. Ho il cuore che mi batte all'impazzata, ho paura che qualcuno prima o poi mi tocchi. Non toccatemi. Mamma mia, una furia scatenata lì. Wow, questa è bella. Perfect. Buono così. Oh no, questi due no. No. Aiuto. Se conoscete una bella preghiera, fatela. Cosa sta facendo? Me la sto parando, no. Ma questo qua è impazzito, comunque. Ci mancava poco. Aiuto. Dai, 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 con un po' di strategia ce la facciamo. Tu, Amorting, mi fai parecchio paura, Non facciamoci toccare. Sì, gli acrobati. Cioè, me la sono rischiata tantissimo. Perfect! Un altro! Bene! Calma! Allora! No! Non era quello che volevo, ma... State cambiando, io non posso, maledetti! Maledetta io, la mia sfida! Mi va via anche la voce. No! Ok. No! Mi sta costringendo a parare. Ok. No! Maledetto! Potevo chiuderla lì! Presa! Oh, perfect! Ce l'avevo fatta! Un altro! Ti ho ringraziato il cielo! Oh no, Iaci no. E anche Bruce non è molto raccomandabile. Iaci sì, buonino. Ok, dai. No. Mamma, mamma! Rischio il fallimento ogni due secondi qui. Ok, no. E Iaci, no, non se la lascia fare. Ok, bene. Aiuto. Perfect. Ok. You win. Round two, fight. Ok, un'altra presa. La giochiamo così, ci allontaniamo. Oddio, sono passata dall'altra parte, ma va bene così. Bruce, tranquillo, aiuto. Mamma mia, qui ci vogliono riflessi prontissimi, prontissimi. Altra presa. No, ma che Iaci. Ma se l'ha lasciata fare, ma dai, mi sono stupita. Aiuto. Sì, sì, perfect. Vai, vai, in gambissima. Final stage. Ma lei, anche se è da sola, le si ricarica la vita ed è pericolosa per questo motivo. Quindi niente combo da 10 che non funzionano. Aiuto. Oh,
Mamma mia, ci è mancato poco! Presa! Dai! No, ok, qualcosina. Mamma mia! Quasi, quasi, ragazzi, quasi! Dai, oh, no! Perfetto, è vinto! Ce l'abbiamo fatta! 7,28 e 96. Vabbè, non era il mio scopo fare un buon tempo. Questo che cos'è? Allora, sono i replay con i titoli di coda. Abbiamo finito! Quindi non credo che ci sia altro, perché i filmati finali, come dicevamo prima, non ci sono. La mia sfida è stata portata a termine, quasi con un infarto, ma va bene così. Sono molto contenta. Freghiamocene del tempo che abbiamo fatto. So che lei non l'ho usato, infatti adesso faremo un'altra partita selezionando lei e un altro personaggio, così vi accontentiamo tutti. Un'altra cosa che volevo dire, sono stanchissima, è che ovviamente per i prossimi speciali potete decidere voi quali personaggi dovrò scegliere io. Essendo che bisogna scegliere una coppia, dovete scegliere due personaggi. Vi rendo partecipi effettivamente, quindi fatemi sapere sotto nei commenti quali personaggi volete nei prossimi speciali. Ok, questo è l'ultimo. Poi non credo che ci sia altro. Sto anche premendo per andare avanti, Game Over lo dice sempre. E niente, questa è la classifica dei personaggi usati. Non c'è nient'altro. Per cui adesso partiremo subito con la seconda partita, riprendendo magari un po' di fiato. Ok. Allora, come abbiamo detto prima, scegliamo lei perché non l'abbiamo ancora scelto ed è giusto dargli un po' di spazio. Dov'è? Eccolo qui. Scegliamo il vestito da poliziotto. E magari scegliamo un possibile detenuto, tipo Brian, un personaggio che veramente non ho usato quasi mai, proprio. Allora, la sfida di prima non vale più, ovviamente, era solo per Shaoyu, quindi qui anche se ci colpiscono ce ne frega niente. E ci divertiamo e basta, perché io veramente prima mi sono fatta venire un attacco di cuore. Bellissima presa, ovviamente si è messa a correre. Ecco qua il tag, non avevate ancora visto la presa tag per dare il cambio all'altro personaggio. Sarà difficile con Brian. Dai! Okay. Primo round win. Ma c'è Led sdraiato! No vabbè, dico, che razza di win pose è? Ditemelo voi. Mi sto divertendo tantissimo, a parte l'infarto di prima, eh. Di nuovo tag. Ok, bene. Cerchiamo di usarli un po' tutte e due. Bellissimo pugno. Ok, abbiamo vinto. E lei non si alza da lì. Guardatelo! È sdraiato nello sporco, nella polvere. Non gli importa niente. Jeff, no. No. Cosa stavo facendo? Dai, per favore, non fare così, Jack. Non fare lo stile, eh. Qui siamo tutti amici. Poi, dato che non posso scegliere neanche la difficoltà, andiamoci piano. Mi fa troppo ridere lei. Ma che razza di win pose, cioè, veramente. Gan Ryu.
testata micidiale. No! Dai! Ci stiamo mettendo una vita però, mannaggia! Sa che mi conviene dare il cambio. Ma com'era messo, Gabriel? No, va bene, proviamo a fare un'altra win pose. Eh no, ma lei è sempre così. Oh, vabbè, che divertimento, aiuto. Se si vuole sdraiare nella polvere, nello sporco, nel... Giulia. Pigliati questa. Abbiamo un po' recuperato. Strozzato. Soffocato da dietro. E bravo Brian. È ancora finita. Dai, su. No, no. Un po' mi lagga, lo vedo, lo vedo. Speriamo non dia troppi problemi. In questi giochi il lag è potentissimo. Evviva! Evviva! Meno male. No! Contro la mia Shouyu, no! Ma è una pugnalata nel cuore. Pugno micidiale. No, il vecchietto mi fa pena, dai. Però non è da sottovalutare. Guardatelo come è restio a prendersi le mie mosse, le mie, i miei colpi. Ok, ok. Ma che figura ci fai? Cioè, simpatico davvero, però potevano anche mettere un'altra win pose, volendo. Ma guardatelo, guardatelo, sembra un ventenne. Facci piano che Brian non è uno di, dei personaggi che utilizzo. Per fortuna che ho scelto anche lei, così mi aiuta. Non ha voglia il pigro oggi lei. E Kuni Mitsu. Allora, se non ci uccide il temporale che è in corso adesso, magari tenterei di finire anche questo stage. No, King? Sei un King? Beh, cosa mi aspettavo? King è sempre stato un personaggio che dà grattacapi. Ma non per questo ci facciamo abbattere. È iniziato male questo match. Dai, dai. Mamma mia. Iniziano a pararne tante. No, no. Presa. Un'altra presa. No, vabbè, ma io stavo parando, non è... Non si è accovacciato il personaggio. Bene. Ma... Tornate nel tuo posto. Round one. Fight.
Bellissimo stage questo, da notare, mi sto pigliando i colpi. Yuhu! Evviva, me la sono cavata molto meglio di quello che pensavo. A lui non facciamoci più caso, tanto è inutile stare lì a discutere. Dai! Io ho paura, quando c'è Paul c'è da temere, soprattutto se si sta utilizzando un personaggio che magari non è proprio nelle nostre corde. E torna lei! Strozzato, ma come fai, è un robot? La missione di lei è portare Brian in carcere. Lo sta scortando. Che coppia, veramente. Oh, guarda che bello! Sto per fare un perfect. Yoshi. Lo so che noi due ci odiamo. Però oggi non la passerai liscia. Anche se c'è questo lag che mi rema contro. Oddio, no! No! Lag brutto. Mi sta laggando tantissimo. Qua. È quasi un album di fotografie. So che lei mi darà tanto filo da torcere. Dai. Bene. Ok, sta andando bene, sta andando bene. No, combo! Brutta! Brutta lei, no. Non è brutta, ma nel senso che mi sta dando parecchi problemi. Bene. Abbiamo finito. Anche qui del tempo non ce ne importa un picco. Sempre questo. Allora, spero che questa puntata vi sia piaciuta. Ciao a tutti da Sony Lady Tekken. Ci vediamo alla prossima. Ciao!